Domenica 20 novembre cominceranno ufficialmente i Mondiali di Calcio 2022 e sarà un'edizione ricca di novità, giacché per la prima volta si terranno in inverno e per la prima volta vedranno sulle spalle degli organizzatori il peso di oltre 6.500 lavoratori morti. Salute! La scelta del Qatar come meta per i prossimi mondiali ha da subito lasciato perplessi numerosi addetti ai lavori. Le male lingue cominciarono subito a serpeggiare affermando di come il paese fosse una meta politicamente problematica, desertica, priva delle strutture necessarie e con un pelino di arretratezza culturale che negli ultimi tempi non ci sta mai male. Ma chi sono io per contestare le scelte di un ente trasparente e cristallino come la FIFA? E quindi, dopo Russia 2018 e Qatar 2022, non vedo l'ora di poter guardare Afghanistan 2026 e, perché no, Mordor 2030. In quella che si preannuncia essere una delle edizioni più chiacchierate dei prossimi anni, persino l'ex presidente FIFA Joseph Blatter ha deciso di uscire dal proprio sarcofago dorato affermando che la scelta del Qatar sia stata un errore. Che dire, ci ha messo solo 12 anni ad accorgersene, ma posso capire che la reincarnazione umana delle testuggini delle Galapagos possa percepire il tempo in maniera differente. Hashtag rettiliano. Oh, non fraintendetemi, da buon italiano medio seguo il calcio e ho goduto come un riccio quando la nazionale ha vinto gli ultimi europei, a parte mentre tornavo a casa e dovevo schivare motorini e bombe carta che manco Super Mario con Donkey Kong. Però mi sta un po' sulle balle il fatto che una delle competizioni più importanti dell'anno sia organizzata in un paese che nel 2022, solo per fare un esempio, punisce la fornicazione con 100 frustate, senza neanche poi caricare il video nella categoria BDSM. Ma il discorso è che a noi, in fondo, dei problemi dei lavoratori e delle minoranze manca poco che frega cazzi e per accorgersene basta andare a fare una ricerca online e leggere il numero di articoli e il numero di reazioni dedicate ad esempio all'esclusione dell'Italia e confrontarli poi con quelli dedicati alle condizioni dei lavoratori. E l'avevamo già visto agli europei con il Black Lives Matter, che è una battaglia che a noi non interessa perché c'entriamo poco e quindi frega cazzi. Hai capito, Balotelli? Fattene una ragione, tornatene nella tua città con le case costruite in 3 giorni in calcestruzzo e la vostra voce gutturale della lula boda, Brescia di merda. Ma non dovete sentirvi in colpa per quello, gli interessi del cervello umano sono quelli che sono. Io stesso non ho avuto voglia di informarmi per settimane, salvo poi cliccare subito sull'articolo quando ho letto che il Chicharito Hernandez non è stato convocato dal Messico in quanto lo spogliatoio gli si è rivoltato contro dopo che lui ha portato un paio di escort al ritiro, roba che se fosse successa in Italia noi come minimo lo avremmo eletto presidente del Consiglio. Certo, un po' di interesse l'ha sviluppato ad esempio il famoso cartello che vietava agli spettatori attività indecenti quale l'assunzione di alcolici, l'omosessualità, il vestirsi indecentemente oppure l'uso sfrenato di volgarità. Il cartello in realtà si è poi rivelato essere un falso, o almeno non proveniente dalle autorità del torneo. Eppure... Vuoi perché l'ambasciatore dei mondiali in Qatar se ne sia appena uscito affermando che l'omosessualità sia un disturbo mentale? Vuoi perché il presidente del comitato organizzatore si è sentito in dovere di sottolineare che tutti i calciatori omosessuali avrebbero potuto giocare, purché non si fossero scambiati segni d'affetto in campo? Vuoi perché il Qatar negli ultimi anni non si sia costruito una nomea propriamente progressista? E la gente ci ha creduto. Ma d'altronde anche le vere regole vigenti non è che siano proprio un inno alla libertà, eh? Allora, potete bere sì, ma solo sopra i 21 anni e non in pubblico, oppure rischiate la galera. Eviterei anche di portare le cannette, ma soprattutto la sodomia, o potreste svegliarvi morti. Dopodiché sono caldamente consigliati un abbigliamento consono, con le spalle coperte e la gonna sotto le caviglie, e soprattutto bisogna evitare rapporti esagerati di affetto in pubblico, tipo tenersi per mano. Sono invece d'accordo con il divieto totale alle sigarette elettroniche, che nel paese sono illegali. D'altronde le IQOS puzzano di scoreggia. Piccola tips, se vi scappa da scoreggiare, potete mascherare facendo dei timidi colpetti di tosse.
Ringraziatemi poi. Comunque non è che siamo tutti così negativi, eh. Ad esempio, l'attuale presidente della FIFA, Gianni Infantino, durante l'ultimo G20 ha richiesto una tregua, un cessate il fuoco, della guerra Russia-Ucraina per potersi gustare in pace e amicizia i mondiali. Ora, né la Russia né l'Ucraina prenderanno parte ai mondiali. Però io ce li vedo bene Zelensky e Putin in amicizia a guardarsi il big match Camerun-Corea del Sud. Poi ci aveva provato già il Papa anche a chiedere una tregua diverse volte. Però posso capire che di questi tempi magari Cristiano Ronaldo sia più convincente di Gesù. E a dirla proprio tutta tutta, non la vedevano in modo così negativo nemmeno i vertici della FIFA, quando nel 2010 hanno effettivamente scelto di assegnare i mondiali al Qatar, anziché fare Russia 2018 e Stati Uniti 2022 in segno di distensione. Col senno di poi, grande mossa FIFA. Grande mossa. Anche in questo caso le male lingue sviperano, parlando di un accordo spinto dal buon vecchio Sarkozy tramite il consulente FIFA Michel Platini, citando il fatto che dopo pochi mesi dall'assegnazione al Qatar, gli emiri qatarioti abbiano poi acquistato il Paris Saint-Germain, oltre che un 15 miliardi di aerei militari dalla Francia. Qualcun altro ricorda che l'architetto della candidatura del Qatar, Mohammed bin Hammam, fu radiato dalla FIFA dopo pochi mesi, quando si scoprì che cercò di corrompere diversi funzionari in vista delle prossime elezioni FIFA mondiali, lasciando delle grandi buste marroni contenenti $40,000 nelle camere d'albergo degli invitati di un evento da lui interamente spesato. Che devo dire, è un attimo confondersi con le buste del prosciutto. Comunque, dopo anni, il FIFA Gate si è finalmente risolto con l'assoluzione di Platini e Blatter, i principali indagati. E nel frattempo, in Qatar, il miracolo si è compiuto con l'edificazione, in soli 10 anni, di 7 stadi, strade, un aeroporto e persino un'intera città costruita apposta per la finale, chiamata Lusail, alla modica cifra di 12 morti a settimana, eh? Beccatevi questo, muratori bergamaschi. Questi con qualche menomato alla settimana ci tiravano su il ponte sullo stretto in 2 mesi. E mentre qualche paladino solitario, come la Danimarca, prova a fare un po' di attività di sensibilizzazione presentandosi con la maglia con gli sponsor sbiaditi o con la terza maglia nera in segno di lutto, tra l'altro facendosi mettere i bastoni tra le ruote dalla FIFA, che gli ha anche impedito di indossare magliette con slogan per i diritti umani durante gli allenamenti, mi chiedo che senso abbia provare a parlare, ad esempio, dei sospetti finti tifosi con orde di pakistani ed indiani sorpresi a tifare Svezia e Germania per testimoniare che ci sia già un sacco di gente festante nel paese. Che senso ha provare a parlare del fatto che sono state disseminate delle spie catariote tra i lavoratori per disperdere e silenziare il dissenso? Che senso ha provare a parlare del fatto che per ogni partita si sprecheranno oltre 10.000 litri d'acqua? Naturalmente desalinizzandola dal mare, perché nel deserto non c'è, con costi ambientali enormi. Che cazzo ce ne frega? Cazzi delle triglie. Io ho deciso di puntare sul cavallo vincente, qualcosa che possa effettivamente rompere la bolla e smuovere un po' l'informazione e lo sdegno online di un internet che ti fa imparare a memoria la formazione del Costa Rica, ma che difficilmente ti parlerà di queste tematiche barbose e pesanti. Io punto forte sui cagnolini, che vanno sempre forte nel web, e di come il Qatar li stia sterminando, perché chiaramente arrivano i tifosi, gli spettatori, e quindi non possiamo permetterci di avere migliaia di randagi in giro per le strade, quindi li sbattiamo con forza tutti nei calili, o al più li mettiamo nei sacchetti, li prendiamo a bastonate, o perché no, li fuciliamo tutti. Lo so che in fondo vi faccia più tenerezza questo bellissimo cagnolino di questo indiano cencioso, via, nel sacchetto, basta, vattene a fanculo. A questo punto ci starebbe bene una battuta, ma non ho più voglia di scherzare, non dopo aver saputo cosa fanno a quei poveri cagnolini. Comunque il Costa Rica importa a Keylor Navas, è forte. Ciao.